Grazie a tutti, volevo ringraziare veramente tutti di cuore per la vostra partecipazione a questa iniziativa di stasera. Come saprete, naturalmente una grigliata proprio una parte, una grigliata che il ricavato lo useremo per aiutare gli amici di Camposanto, perché noi stiamo aiutando il paese di Camposanto, dove qua abbiamo l'assessore di Camposanto, Umberto Gubi Pagliamici. Che dire, da un mese che noi ci stiamo, come si dice a Palma, assieme a Fazzulmanghi. Ci siamo lavorati le maniche per cercare di aiutare veramente questa gente, perché ha bisogno e ancora di più ha bisogno di noi. Perché l'Emilia siamo tutti. L'Emilia siamo tutti. Bravo. E questa non è sicuramente l'ultima iniziativa che noi faremo, perché comunque continueremo anche nei mesi invernali, perché forse dire il bello è una brutta parola, perché il bello là non c'è più niente di bello, ma il bello, capite in che senso, deve ancora venire, quando verrà il freddo, quando la gente vivrà sotto le tende con il ghiaccio accanto alle tende, lì verrà il bello. Allora dobbiamo esserci, non dobbiamo essere come, e qua non è polemica però purtroppo è vero, come qualcuno che dice tante belle parole. Io non sono un grosso oratore, no, però le parole che dico mi vengono dal cuore. Non dobbiamo essere come quelle persone che dicono tante belle parole che poi parole si perdono nel vento e non succede più niente, che si dimenticano di tutto. Noi nel nostro piccolo Parma, noi come centro coordinamento Parma Sfera, e questa è l'organizzazione dei tifosi, ma non solo il coordinamento, perché anche i boys, gli ultra, che vengono definiti tutti dei delinquenti, tu parli di ultra, sono tutti delinquenti, parli di tifosi uguali delinquenti. Questi, tra parentesi, delinquenti come veniamo definiti, ma noi non ci stiamo. Ci siamo anche in questi momenti, ci siamo anche aiutando le persone bisognose, ma non solo Parma, c'è Genova, c'è Bologna, c'è Bergamo, Brescia, tutti stanno aiutando queste persone purtroppo colpite dal terremoto, che oggi ci sono loro, ma domani potremmo esserci anche noi. Sono qua a 50 km da noi, non sono distanti migliaia di chilometri, ce l'abbiamo dietro casa. Per cui ringrazio veramente tutti voi che siete qua presenti e chi ha fatto e chi ha dato per questo popolo. Ringrazio il Cesolo Toscanini che ci ha dato la possibilità di organizzare questa grigliata, perché comunque è una grigliata, una serata, un'iniziativa fatta col centro coordinamento e il Cesolo Toscanini, non è solo il coordinamento. Un grazie a Paolo, a Augusto e qui alla Stefania, a tutto lo staff che vediamo là dietro e tutti che non si muovono più, che stanno controllando la griglia. Gabriele, scusa, ha detto lo staff, ci stanno tutti dentro dallo staff. Per cui veramente non ho parole, ma ho anche il gruppo in gola, come si dice, il gruppo in gola, perché io insieme a altri sono quattro settimane che andiamo a portare a roba in questo territorio, Camposanto, portiamo tutto un insieme di robe, perché comunque hanno bisogno di tutto, dalle cose impensabili, vi posso dire, dai sacchetti dei rifiuti
agli strazi con la polvere, agli assorbenti per i bambini, a tutto, a tutto di più. Sapone, fanno schiuma, chi più ne ha più ne mette. Abbiamo fatto un sabato dalla mattina alla sera in un centro commerciale a Brescia, siamo anche a Brescia, contattando nemici e nemici come volete voi, ma per questo momento ci siamo stati tutti assieme, gli ultra che in Brescia. Voi sapete calcisticamente il rapporto che c'è tra Parma e Brescia, però eravamo abbracciati a lavorare per aiutare questo popolo. Questi sono i tifosi, anche. Detto questo, grazie a Umberto che è qua con noi stasera, e veramente mi fa veramente tanto, tanto piacere averlo qua con noi. Quello che stanno consegnando a Umberto, che rappresenta in questa occasione il paese di Camposanto, lo so che purtroppo con tutte le cose che hanno, tutti i bisogni che hanno, non gli serve nulla, però si ricorderà sempre di noi. Una parte del Centro Coordinamento Parma Club, con sportiva simpatia.